ex membro dell'agenzia Rico Rodriguez. Nessuno sapeva la sua ubicazione da quando abbiamo lasciato Medici. Ha fatto cadere almeno una decina di capi di Stato. La Mano Nera ha già avuto a che fare con lui a San Espirito, dove ha assassinato il nostro capo, il presidente Salvador Mendoza. Poi l'abbiamo rivisto a Medici, dove ha rovesciato Sebastiano Di Ravello. Sebbene l'agenzia fosse coinvolta, questo è il suo supervisore Tom Sheldon, abbiamo scoperto che Rodriguez ha liberato Medici per ragioni personali. Mi hai già ragguagliato, comandante Morales. Stiamo preparando un test. Veniamo al dunque, per favore. Certo, signore Spinosa. L'intelligence ipotizza che sia il figlio di Miguel Rodriguez. E il mio Miguel Rodriguez? E si trova qui, a Solis. Ora. Così, questa è la superarma di mio padre. Il progetto IAPA. Era un brav'uomo, mio padre. Uno scienziato. Non ha senso che abbia creato questo. Anche mio zio era un brav'uomo. Ma entrambi sono morti. Quante domande, eh? È l'ora delle risposte. Non puoi farcela da solo, ma conosco chi può aiutarci. Mira, ascolta, non sono un novellino. Ora è diverso. So gestire un po' di maltempo. Non è solo un po' di maltempo, Rico. Se ti degnassi di ascoltarmi... Mira, un piano è una lista di cose fallibili. Meglio una lista breve. Sii pronta. Quando ti collegherò a quella console, dovrai trovare Spinosa. Lui risponde alle domande e noi distruggiamo IAPA. Un piano. Beh... buona fortuna. Oscar Espinosa, farai meglio a parlare. Controllo radio. Ti sento forte e chiaro. Seguirò i tuoi progressi da una distanza di sicurezza. Un muro blocca la strada. Puoi scavalcarlo? Ok, ora dove si va? Vai verso quelle luci dall'altra parte della valle. È una grossa torre. Espinosa promette che cambierà il mondo. Niente più tornado o uragani. E quasi tutta Solis gli crede. Da domani il progetto IAPA non sarà un problema, Mira. Se il tuo piano funziona... funzionerà. Fatto. Bene. Segui quel condotto e sarai faccia a faccia con la Mano Nera. Non sarebbe la prima volta. Vado su. Una cassa piena d'armi. Beh, la Mano Nera non scende in guerra impreparata. Contenti che ficcassi il naso dappertutto. Quelli della Mano Nera sono mercenari ben addestrati e sono tutti al soldo di Espinosa. Il suo esercito privato. È anche piuttosto potente. Non abbastanza. Thank you.
tempo prima del prossimo test. Sono al progetto IAVA. Rico, c'è una console più in alto nella struttura. Non so bene come puoi... Troverò un modo. Mira, ho trovato la console. Connettimi e troverò Espinosa per te. Sei dentro, Mira. Bene, stai vicino a quella console o perderò la connessione. A tutte le unità, nemico ha ottenuto accesso alla rete. Signora! Sono parecchi uomini della Mano Nera. Prenditi il tuo tempo. Ecco, trovato. Il suo ufficio è quasi in cima alla guglia. Tutto questo lavoro e lui è in cima. È improbabile che sia sopravvissuto.
Non è uno qualunque, signore Spinosa. Dobbiamo verificare. Sì, signore Spinosa. Vediamo cosa sa fare il progetto IAP, ok? Signore. Ci vuole tempo perché il nucleo arrivi a piena potenza. Riesce a tenerlo occupato fino ad allora? Qui il comandante Morales. Siamo sotto attacco. Attivate le difese di IAPA. Fate fuoco con tutte le torrette. La donna con Rico all'aeroporto era chi penso io? Sì. Allora pensaci tu. Con piacere. Mira. Ti prego, Rico. Dai, rispondi. Mira. Rico. Oh mio Dio, sei vivo. Ho perso il tuo segnale. Sì, il rampino si è rotto. Anche la tuta. Il paracadute. E qualche costola. Dovrò riparare tutto. Ci sono attrezzi a El Abismo. Dove ti trovi? Nella foresta, non lo so. Ti mando le mie coordinate, spero servano. Leo, ci si vede. Merda. Senza il rampino mi sembra che mi manchi un arto. Sembra il posto giusto. Non ho mai visto niente come IAPA prima d'ora. Forse Mira ha ragione. Mira, sono El Abismo. Qui la gente non soffre di vertigini, eh? Tu no di certo. No, ma di solito ho un paracadute. Hai visto che tempesta ieri notte? No, devi riattaccare e cancellare... Sì, tutto ok. Un elicottero della mano nera. Guai in vista. Si è svuotato alla svelta. Metà degli abitanti sta cercando di scappare da Espinosa e dalla sua mano nera.
Stai da schifo. Acqua? La mano nera setaccia il villaggio. Succede spesso? No, quasi mai. Forse qualcuno ha attaccato la base meteo. Attrezzi? Grazie. Non posso affrontare il progetto IAPA da solo. Sono d'accordo. Devo ammettere che sbagliavo. Avevi ragione. Un segnale di soccorso. Credevo non fossi più con l'agenzia. Dammi una mano, dai. Che cosa facciamo con IAPA? Tra la tempesta e quelle torri armate, non mi posso avvicinare. Io avrei un paio di idee. Dimmi. Aspetta. Ascolta. Le vostre azioni nei prossimi minuti decideranno il destino della comunità. Sono il comandante Morales. Sono anni che tollero El Abismo. Per mantenere l'ordine e la giustizia a Solis, ho lasciato che questo posto fosse un rifugio per i reietti e per i criminali. Ma ieri notte c'è stato un attentato contro la struttura del progetto IAPA. Il colpevole è stato spalleggiato da qualcuno del villaggio. Lei chi è? Gabriela. Ha ucciso mio zio quando ero piccola. Sa che lavoriamo insieme. Se Mira Morales non mi verrà consegnata all'istante, sarò costretta a condurre un'indagine a tappeto. Entreremo in ogni casa. Controlleremo l'identità di ogni cittadino. E tutti i trasgressori verranno severamente puniti. Tu. Luis. Dov'è Mira? Dove? Devo fare qualcosa. Gabriela! Lascialo andare. Cugina. Beh, perlomeno tu hai coraggio. Se tuo padre ti vedesse oggi, morirebbe per il disgusto. Sei un mostro. Voi traditori parlerete tra voi delle vostre delusioni. In prigione. Sull'elicottero! Mira! Ehi, alt! Abbiamo appena iniziato una ribellione. Non avremmo dovuto coinvolgere questa gente. Ne abbiamo bisogno per fermare il progetto IAPA. Beh, allora serviranno più armi. Ecco. C'è una fabbrica in fondo alla strada, abbandonata. Casquillos Vacíos. Anni fa produceva gli armamenti della Mano Nera. Beh, diamo un'occhiata. Luis, vero? Occupati di questa gente. Chi vorrà affrontare la Mano Nera potrà farlo. Te la senti, sergento? Sì, signore. Mira, io verifico che funzioni tutto. Ci vediamo alla fabbrica.
Spero che funzioni tutto. No problem. Salta. Perfetto. Ehi, Rico. Sono Luis. Voglio dire, sargento. Io e Mira ti aspettiamo a Casquillos Vacíos. Quella è la fabbrica. Sargento e Easy hanno fatto delle ricerche e dicono di poter far ripartire la produzione. Chi è Easy? Ciao, sono l'hacker. Ciao, passa quello che hai al... Alla tua lente RA, Mira me l'ha detto, già fatto. Hai una lente RA? Tipo un computerino sull'occhio? Una cosa simile. Cominciamo. Ok, sargento, tocca a te. Pronto, ecco la tua missione. Dobbiamo alimentare la fabbrica, ma le porte della centrale elettrica sono bloccate da dei generatori d'emergenza. Missione accettata, sargento. La tua lente in RA ti mostrerà dove guardare. È solo questione di tempo prima che Gabriela mandi altre forze della Mano Nera a fermarci. Ci servono armi e alla svelta. Ha funzionato. Il generatore è ben schermato. Riesci a spegnerlo? Potrei usare il mio rampino per strappare via la blindatura. E adesso suppongo di doverci sparare dentro. Un generatore sistemato. E vai. Ok, ne restano due. Sai dove cercare. Due, ne resta uno. Sono entrata nelle comunicazioni della Mano Nera e stanno arrivando. Sbrigati, Hardwell. E questo è l'ultimo. I generatori sono tutti spenti. E le porte si sono appena aperte. Ci sono truppe ed elicotteri in arrivo, Rico. Meglio riattivare la struttura o dovremo affrontarli con pietre e bastoni. Vado dentro. Trova e usa quegli interruttori. Devo usare il mio rampino. Gli interruttori sono attivati. E la Mano Nera è praticamente qui. Attiva l'override principale. Mira, siamo a posto. Diciamo a tutti di entrare. Non hai che da darmi l'ordine. Spaccagli il culo! Rico, dovresti venire qua fuori! Ci hai portato le armi in tempo? La Mano Nera sta schierando le forze oltre il fiume. Non potremo avanzare senza altri uomini. Hai qualche idea? Ci siamo uniti dopo la tua azione nelle favelas. Crea altro caos. Arriveranno reclute. Un'intera armata del caos. Questo era il tuo scopo fin dall'inizio.
Oscar Espinosa comanda quest'isola. Chi si rivolta rischia di perdere la casa, il lavoro. E anche provandoci, non si può vincere contro la mano nera. Abbiamo lo stesso scopo, Rico. Tu aiuti la gente a battere la mano nera, noi ti aiutiamo ad arrivare a Oscar Espinosa. Ok, Mira. Come preferisci. Che facciamo? Ho qualche idea, Rico. Sta a vedere, mando i dettagli alla tua lente. Un'armata del caos. Certo, armata del caos. Sargento, ascolta, ho radunato un po' di uomini e ti ho fatto una sorpresa. Ecco, ti ho mandato le coordinate. Bersaglio in libertà. Ristabilire contatto visivo. Ricerca nemico annullata. Riprendere pattuglia normale. Caricate! Partiamo fra 60 secondi! L'imboscata è opera tua? Sì. Abbiamo preso molte munizioni della mano nera. Ma c'erano anche questi. Non li conosciamo e non li abbiamo usati. Ne abbiamo altri sul camion. Ottima scoperta, sergento. Ci saranno utili. Qualcuno ha un cacciavite? Vuoi fissarlo al rampino? Non ci credo. Bisogna arrangiarsi con ciò che si ha. E cosa fai con quello? Che figata! Arriva la mano nera, sargento. Merda. Presto, guido io il camion. Ho un elicottero vicino pronto per l'estrazione. Mi assicurerò che ci arrivi intero. Grazie, amico. In marcia!
Gente, stanno arrivando! Andiamo! Andiamocene da qui! Quel pallone non è niente male, vero? Credo che sarà d'aiuto. Dove hai imparato a tendere imboscate? Ah, e l'abismo, sei sbucato fuori dal nulla e la mano nera non sa ancora adesso cosa li abbia colpiti. È stato epico! Ehi, che c'è sulla strada? Pare che qui abbiano combattuto. Hai qualche idea, Rico? Oh sì, una soltanto. Pazzesco! Ecco cosa intendo, roba così! Credi che diventerò un buon agente? Come te? Tieni gli occhi sulla strada, sargento! Perché me lo sento dentro? Ho sempre sognato di fare qualcosa di importante. È complicato, sargento. Ok, ok, dopo. Merda, ancora! Aprirò un varco. Prova a usare i tamponi sulle carte della mente. Comando, c'è un intruso nella zona. Contatto nemico. Attaccare a volontà. Nessun altro contatto. Unità, allerta. Usa di nuovo quei palloni prima che ne arrivino altri. Beh, la mia vecchia vita mi ha insegnato ad arrangiarmi. Ah, sì? Sono cose che si imparano quando cresci nei bassi fondi e la mamma è morta e papà è un lontano ricordo. Questa roba funziona per me, sargento. Devi trovare che cosa funziona per te. Già, immagino. Per adesso, pensa soltanto a come arrivare al punto d'estrazione. Estrazione? Cavolo, devo chiamarli! Ci pensi tu, Rico? Ok. Tucano, Tucano, qui Lama. Estrazione richiesta alla postazione Bravo. Alla postazione Bravo! Ne abbiamo parlato! Nemico di linea operativa! Roger, intruso in zona. Bersaglio trovato! Nessun altro attacco nemico. Occhi aperti. Aspetta, aspetta. Rico, sai cosa fare? Sì, sì, ti aspettiamo. Passo e chiudo. Opla! Andrà tutto bene. Speriamo che nella prima missione trovi qualche intoppo. Concentrati e guida, sargento. Continuano ad arrivare. Manca poco, Rico. Sta andando. Sistema quegli intoppi, sargento. E potresti diventare un vero direttore operativo per l'armata. Ma io vorrei cavarmela in mezzo alla merda. Come fai tu? Beh, adesso siamo parecchio nella merda.
Già, direi proprio di sì. Bersaglio fuori vista. Quali ordini comando? Roger, riacquisire bersaglio. Nessun altro contatto. Unità, allerta. L'estrazione ancora non c'è. Dobbiamo respingerli finché quell'elicottero non arriva qui. Tenetevi pronti. La mano nera rivuole i suoi rifornimenti. L'elicottero è quasi arrivato. Pensi di cavartela da qui in poi? Sì, sì. E ho capito cosa intendevi prima. Lavorerò dietro le quinte. Mi assicurerò che l'armata resti equipaggiata e al sicuro. Grazie del consiglio. In un esercito ci si spalleggia. Già. Ehi, posso farti un fischio per l'addestramento delle reclute? Vederti di persona aiuterà sicuramente il morale. Ok, certo. Ci vediamo, sergento. Okay.
Dovete farlo! Ehi, sveglia Charlie e digli di scrivere nuove pagine sui ranocchi. Ehi, ma guardati che fusto! Garland King, sai già chi sono. No, ma dicono che puoi aiutare l'armata del... Non ci pensare adesso. Vieni, seguimi. Rico, mi piace tutto di te. Lo sguardo, la baldanza, il cuoio. Sei un artista bello. Il Da Vinci della violenza. Per questo ti voglio nel film. Non vedo che cosa c'entri... Ah, c'è tempo per i dettagli. Ehi, vedi quella bagnarola semigalleggiante? Sì. Ho bisogno che sfrecci nell'acqua. I miei stuntman benedetti mascelloni sanno incassare i pugni, ma sai, non sono certo degli artisti, perciò... Ecco, prendi questi. E voglio che tu... Nana, dettagli. Piazzali su quella bagnarola e spediscila nel grande bacino di carenaggio del cielo. King, cos'è questa faccenda dei ranocchi? Nella mia storia non c'è... Ehi! Ci stai? Penso che potrei... Perfetto! Manderò una copia del contratto al tuo agente. Non hai un agente, ne troveremo uno. Faremo sfracelli insieme, zucchero. Ok. Charlie, al diavolo la tua storia, ok? È roba passata ormai, tenteremo qualcosa che non è mai stato fatto prima! Ehi, stavolta assicurati di aver caricato la bobina. Non facciamoci scappare questa bella luce. Sali a bordo, Rico! Via, gente, muoviamoci! Ok, ci vediamo al solito posto! Beh, Rico, ora sei la mia star e la mia guardia del corpo. Ehi... Non ho firmato niente. Ho un sacco di attrezzatura costosa in questo furgone, perciò vedi che non lo sfascino. Ok. Sono venuta qui a girare il mio nuovo film, il mio capolavoro. Sì? È un paradiso, ma ovunque vai chiedono permessi, permessi, permessi e te li danno solo se sei della Espinosa Telecom. E io ovviamente non lo sono. Hanno blindato questo posto come una prigione di massima sicurezza. Adoro Solis. Se solo avessi con me un direttore della fotografia. Sei fantastico. Tu per lavoro fai esplodere cose. Tutti gli altri fingono e lasciano che siano gli effetti speciali a fare il resto. Dove stiamo andando? Io vado sull'altro set. Tu insceni la mia morte. Siamo appena incontrati e già devo inscenare la tua morte. Comportati da amico, amico. Per oggi abbiamo quasi finito. Comando, c'è un intruso nella zona. Prendi il mio furgone! Attira l'attenzione della mano nera! Dannazione! Mi sa che mi conviene trovare un avamposto della mano nera. Portali via e distruggi il furgone! Deve sembrare che io sia morta in un'esplosione enorme! L'ho sempre sognato, del resto. È uno scherzo. Non scherzerei mai sulla mia morte. Deve essere drammatica, spettacolare. Mi farà... Nessun altro attacco nemico. Occhi aperti per nuovo contatto. Nemico nell'area operativa. Roger, intruso in zona. Tutte le unità all'attacco. Verso contatto nemico. Radunarci.
Ecco, Rico, per oggi è finito. Ci hai proprio messo il tocco, Rodriguez. Quindi posso tenermi... Ascoltami, tesoro, so che sei un uomo impegnato. Passa da me quando puoi, ho altro lavoro per te. Ti prometto che ne varrà la pena. Ti faccio chiamare dallo staff, ciao!